Adesso, oggi presentiamo proprio la rete dei siti UNESCO. Appena eletti alla città metropolitana, che come tutti sanno è una creazione che comincia ad esistere dal 1 gennaio del 2015, abbiamo tenuto subito a costruire una rete di tutte le città UNESCO che fanno capo alla città metropolitana di Napoli. E l'abbiamo fatto perché riteniamo che determinate opportunità si possano raggiungere meglio attraverso la costruzione di una rete che crei dei percorsi turistici, ma soprattutto valorizzi quei siti che ancora non sono totalmente conosciuti dai turisti e dagli operatori.